Quattro triplette e due squadre che staccano con largo anticipo il biglietto per le semifinali. Sono questi gli esiti dell'ultima giornata dell'Inter girone nella pool scudetto del baseball. San Marino e Parma si qualificano per i playoff con ben 9 gare di anticipo, ma rimangono impegnati in un testa a testa cruciale per il primo posto, che significherà sulla carta una semifinale più agevole. E dopo il 3-0, ottenuto rispettivamente su Torino e Godo, il numero di sconfitte in classifica delle due squadre rimane lo stesso, il che significa che se gli emiliani dovessero vincere i due recuperi con il Bologna, agganceranno in vetta i titani, che affronteranno nell'ultima giornata di regular season. Contro il Campidoglio, la squadra di Bindi ha fatto più fatica di quanto non dica il punteggio in gara 1 e gara 3. Venerdì sera il San Marino ha chiuso definitivamente i conti soltanto al settimo inning per il 7-2 finale, dopo essere stata spinta in avvio dai fuoricampo di Leonora e Morresi, mentre sabato sera sono serviti 4 lanciatori ai titani per imporsi 9-2, recuperando lo svantaggio iniziale di 2-0, con Ustaris, Battista e Puzzetti protagonisti nel box. In mezzo la netta vittoria 24-2 di sabato pomeriggio, con Ustaris sugli scudi per ben 7 punti battuti a casa. Il Parma a Godo esce indenne da una gara 1 dominata dai lanciatori. Per Montilla e Contreras è no hitter combinata, mentre l'attacco mette a segno l'unico punto della partita nel secondo inning, quanto Ezequiel Talevi porta a casa con un singolo Giulio Monello. Nelle due gare di sabato invece la squadra di Poma segna un totale di 25 punti e ne subisce soltanto 5. La partita pomeridiana è contraddistinta dai 3 fuoricampo realizzati dagli emiliani nel primo inning, con De Simoni, Gonzalez e Mineo, che chiudono subito i conti. In quella serale invece è un sesto inning da 6 punti a spezzare gli equilibri. Il Parma si aggiudica il match 12-3 e ad andare lungo questa volta è Alex Sambucci. Poca storia nella serie fra Bologna e Nettuno, soprattutto grazie al monte di lancio dell'Unipolsai, che concede 3 punti in 3 partite e permette alla Fortitudo di avvicinarsi alla qualificazione matematica alle semifinali. Venerdì sera è shutout per Rivero e Gonzalez, mentre sabato pomeriggio la coppia Afi-Crepaldi-Bassani lascia un solo punto ai tirrenici. In gara 3 invece è l'attacco che mette subito le cose in chiaro, segnando 17 punti nei primi 4 inning, con Grimaud e Gonzalez in grande evidenza. Cruciale per il Grosseto lo sweep sul Collecchio, che permette allo Spirolina Beccagli di scavalcare il Torino, in seconda posizione nel girone B1. Nelle tre gare spicca soprattutto l'ottima prova del monte di lancio del BBC, che concede solo 2 punti in 3 partite, a partire dallo shutout lanciato venerdì sera da Jonathan Carbò per il 4-0 a favore del Grosseto. In gara 2 il trio Cozzolino-Bulfone-Oberto lascia solo un punto nel primo inning alla Camec, poi l'attacco in grana e segna 8 punti consecutivi, mentre sabato sera i 5 punti segnati nel quinto inning dai maremmani sono un bottino più che sufficiente, protetto dal lavoro in pedana di Gonzalez e Noghera. Nel softball invece, in attesa della ripresa del campionato prevista per il 6 agosto, è in pieno svolgimento l'attività delle nazionali e mentre la Elite di Federico Pizzolini comincia il suo cammino nell'Europeo di Barcellona, l'Under 15 di Maristella Perizzolo ottiene un prezioso argento nella rassegna continentale di Enschede, vincendo 7 partite su 9, compresi ottimi successi contro Germania, Olanda e Ucraina. A fermare l'azzurrina è soltanto l'imbattibile Repubblica Ceca, che ha letteralmente dominato il torneo, segnando 145 punti in 8 partite contro i soli 3 subiti, sollevando la Coppa per la terza volta nella sua storia.